Buonasera, buonasera a tutti e bentornati a questo nuovo appuntamento con Web Revolution, Almax, e qui rappresentata dalla nostra Alessia Marani. Grazie. E questa sera abbiamo un ospite che a dire super credo che sia poco, perché è grande attore, grandissimo doppiatore. Il grande Luca Ward, mentre la qui presente ospite, la new entry di questo Web Revolution, ce la presenti te, Alessia. La nostra nuova ospite è Francesco, una mia carissima amica, che è entrata anche in progetto Almax da poco come Mysterio Matt, però lei lavora in comune, diciamo che è una ragazza fuori dal comune, ma co lavora in comune, quindi insomma questa è una cosa che mi piace sempre dire. Ok, quando E volete possiamo adesso, scherzare all'interno. adesso è anche accomunata a noi con Esatto. questo programma e questa nuova avventura. Allora, come al solito, tempo di vedere un video, diciamo così, e poi, dopo aver condiviso a manetta, come dico sempre, torniamo con il nostro ospite. A tra pochissimo. È di là, l'ho portata, è venuta sconosciuta, l'ho rimorchiata, una volta, ci scommetto, doppio petto, poi io la prendo, la distendo, la conquisto, ho già visto quel film. Non ho il coraggio di affrontarla, di amarla, via da qui. Non me la sento di far sesso in fondo. Ora ci vado. Che cosa? Poi ci ripeto, se poi sono matto. Fa vedere. Ora, io lo vorrei. Assai nervosa mentre aspetta con pazienza che mi metta in aderenza al suo corpo assai ben fatto, come un quadro o un ritratto dal valore incalcolato che però hai già gustato. Ricordi quando e ci stai ripensando. Se ne sta uscendo, si è vestita, stranita, non mi vuole più. L'ho deluso in brutto, non se la sente di parlare, mi schiva, la mia oliva è tale che invaso, m'ha
ma ora ci provo. Che cosa sto facendo non lo so. Scende la lampo, la solita mancina dovrò. Basta. Ciao, benvenuti. Oh, ciao. Ed eccoci, oh, eccoci siamo qui. Benvenuto, benvenuti, benvenuti. Buonasera a tutti e benvenuto a Luca Ward. Grazie Luca di essere qui, veramente siamo onoratissimi, onoratissimi. Di più. Emozionatissimi anche. Non uno, ma il re dei doppiatori. Vai, vai, oh, Alessia, tutto tuo. Beh, diciamo che comunque nel panorama iconico sei ormai il doppiatore d'eccellenza italiano, secondo me, comunque anche attore, perché ti abbiamo visto anche in diverse fiction, ti abbiamo visto comunque anche in diversi film, sin da giovane, perché hai iniziato anche presto come la tua carriera. Ecco, vedi, quindi era già da subito. Però vogliamo parlare quest'oggi di un'uscita molto importante, che è l'uscita del tuo libro, perché una mattina Mondadori ti ha contattato per scrivere questo splendido libro che io ho letto, fra l'altro, e ho acquistato e l'ho veramente divorato in un secondo, Il talento di essere nessuno. E voglio chiederti, quanto è stato difficile esporsi così tanto a livello emotivo? Ma ti devo dire la verità, non, no, nessuna difficoltà. Siamo tranquilli. Ma sì, perché poi, sai, un po' nell'immaginario noi attori siamo visti un po', come si dice, un po' inarrivabili, quelli fighissimi, quelli col macchinone, quelli col piscinone, quelli col barcone, quelli col figone. In realtà dietro a un'interpretazione, a un doppiaggio, a uno spettacolo, un musical, insomma, ci sono persone, noi siamo persone come tutte le altre e non c'è niente di diverso. I media ci raccontano sempre come personaggi, no? Dove sempre stiamo benissimo, noi non ci ammaliamo, noi siamo ricchissimi, noi tutto facile, beati noi, anche perché molti di noi raccontano questo poi alla fine e secondo me è sbagliato. È assolutamente sbagliato. Io quindi non ho avuto nessuna difficoltà a raccontarmi. Io sono un ragazzo di Ostia, nato a Ostia, figlio di genitori attori non particolarmente fortunati, quindi che avevano, insomma, nomi blasonati, anzi per niente. Quindi insomma devo dire, mio padre non ci ha mai fatto mancare niente, povero uomo, però le difficoltà c'erano ovviamente. All'epoca, potete immaginare, negli anni 60, la vita dell'attore non era facile, non è facile oggi, dove ci sono sicuramente più opportunità, figuriamoci ieri, insomma. E invece lo trovo anche giusto raccontarsi senza veli, dicendo la verità, raccontando anche l'indigenza in cui ci siamo trovati tante volte, in tante situazioni, non c'è nulla di cui vergognarsi, per carità, proprio no. Quindi l'ho fatto con molta tranquillità, non ho avuto problemi, no. Ho visto anche degli spot molto carini che hai rilanciato sul web, dove si apre il libro e si sente la tua voce. È stato molto divertente, insomma, vedere anche i piccoli spot che avevi rilasciato sul sito Facebook o Instagram. Sì, vabbè, mi sono veramente social divertente. Io li uso più che altro per sorridere, cioè non è che mi metto là a fare politica, sta roba qua, che francamente la gente ne ha un po' piene le palle, no? E io preferisco, certo, fare la battutina, oppure magari anche la battuta per far riflettere, così, ma sempre abbastanza leggero, tranquillo, come se fossi. Cioè, io sono una persona assolutamente normale, faccio un mestiere, intrattengo le persone, però è come l'operaio, come l'avvocato, l'infermiera, il medico, il veterinario, non cambia niente, io faccio un mestiere come ce ne sono tanti.
Sei comunque una persona molto solare che trasmette anche tanta solarità, e secondo me chissà che non sia anche stato questo un po' il segreto del tuo successo. Però lo voglio chiedere a te, secondo te come mai questo successo? Perché? Ma no, ma guarda, il successo è una cosa che non c'è il successo, c'è il lavoro in realtà. Io sono fortunato, tra virgolette, perché poi la fortuna uno se la deve anche creare, e questa è una cosa che dico sempre ai giovani. A lavorare sodo, bisogna rimboccarsi le maniche, perché nessuno ti regala niente, a meno che non sei raccomandato, sponsorizzato, quello allora è un altro paio di maniche, ma chi viene dal nulla si deve dare da fare, quindi è complesso, poi soprattutto il nostro mestiere, no? Il nostro mestiere è sindacabile, io posso piacere a te e poi invece a tua mamma no, quindi mentre invece un bravo neurochirurgo è un bravo chirurgo, un bravo neurochirurgo, un bravo avvocato, un bravo pilota, lì sono indiscutibili. Noi invece siamo discutibili, per cui, ma questo ci conviviamo, quindi sti cazzi, come dico sempre io, se non piaccio a mamma e non piaccio a mamma, sti gran cazzi, non succede niente. Ci sono miei colleghi che si sono rovinati la vita per dar retta alle critiche, per dar retta... Ma sì, la critica è fatta da una persona, ma ti pare che può valere la critica di un critico? Ma sti cazzi, no. Hai ragione. Pensa, il Mastroianni mi disse una cosa tanti anni fa, a Cinecittà, io ero un ragazzetto, mi disse, guarda Luque, proprio se lo devi fare, questo mestiere proprio te scappa, fallo, però non leggere mai le critiche, né quelle positive né quelle negative, non leggere mai niente. E infatti non ho mai letto niente, quindi... E hai fatto bene, basta che se ne parli, basta che se ne parli, comunque non ho mai letto critiche negative. Ma anche se non se ne parla, non ci frega niente, insomma. Francesca, tu le hai lette delle critiche negative su Luca? Io non ne ho mai lette, non so. Io neanche una, mai. No. Ah, non ci sono? No. Critiche negative io non ne ho sentite. Eh? Soprattutto dalle donne. Ah no, le donne sì, infatti non si capisce, ma secondo me... Loro di me non è che apprezzano il fatto che faccio l'attore, eccetera. Secondo me loro apprezzano il fatto che le faccio ride. Cioè le donne, come mi diceva mio padre, quando ero, dice le donne, le devi far ride. Se le fai ride, puoi essere pure un cesso, ma rimorchi un botto. Come Berlusconi, no? Berlusconi, che lui quando era giovane suonava in un gruppo musicale. E c'era anche un grande amico di mio padre, Gianni Mazzocchi, che era la voce di Robert Duval, tra l'altro. E ci raccontava sempre questa cosa. Gianni era un bellissimo uomo, alto, figo, proprio figo, quello è il figo. Berlusconi era un nano, con sta faccetta tutta rotondetta, eccetera, però siccome faceva ride tutte le sue navi da crociera, perché loro suonavano sulle navi, te trombava tutta la nave, capito? E invece Gianni rimaneva secco, perché faceva l'attore intellettuale, Amleto, essere un essere, coglioni, le donne scappavano, capito? Essere o non essere, andarci o non andarci, mentre c'erano questi dubbi, l'altro era più deciso praticamente. Esatto, no, ma farle ridere, la cosa, secondo me è per quello, io faccio fare un sacco di risate pure sui social, insomma le persone poi alla fine si rilassano, no? Ci abbiamo tante notizie negative che arrivano tutti i giorni, ci abbiamo queste televisioni, porca miseria, che sono 14 mesi che non parlano d'altro. Non parlano d'altro, io sono stato in altri paesi in questo periodo, vi assicuro che non è così. Non è così in Francia, in Germania, in Spagna, in Grecia, non è così. Sì, ne parlano nei TG, ne parlano, danno delle notizie, ma poi finisce lì, insomma. Noi non sappiamo più quello che succede nel mondo. Noi non sappiamo più niente, a meno che non sia Biden che dice la sua frescaccia del momento. Ma non sappiamo più nulla di quello che accade nel pianeta, ma è una cosa di una gravità mostruosa questa, mostruosa, vabbè. Concordo assolutamente. Beh. Io parlando proprio con una mia amica cinese, mi ha detto, ma avremmo anche lanciato noi il virus, però da noi è già finito, ma da quel pezzo, quindi non so come mai da voi continui tanto. No, guarda, è una cosa devastante. Io, i miei concittadini, i miei... sono tutti titubanti, spaventati, incerti, pensa ai genitori, cioè a chi c'ha figli, il futuro, il domani, la politica che non ha visioni, che non guarda al di là del proprio naso, cioè è veramente imbarazzante.
molto imbarazzante. Io infatti volevo chiederti questo, no? A proposito di situazioni per porta fortuna, tu prima di iniziare qualcosa hai fai qualche gesto scaramantico? Niente, non hai nessun gesto, no, che fai? Io penso, i miei colleghi mi chiamano il dissacratore. Allora sì, perché io dissacro tutto, tutta sta cosa del tempio, no? Il teatro polveroso, il tempio del teatro, ma che palle! Ma se la metti così a teatro, ma chi ci viene? Gioca, ridiamo, il teatro è un posto dove si convive insieme, si ride, si piange, ci si commuove, è un momento bellissimo, è un'aggregazione pazzesca di esseri umani, di persone che a quell'ora, quella sera hanno deciso di comprare un biglietto e di andare a teatro, è una cosa fantastica. Io ne sento sempre parlare come il tempio, la quarta parete, no? Non so se ci avete presente, la quarta famosa, sì, quarta parete, certo. La prima volta me lo disse Vittorio Gasma, di questa quarta parete, io avevo 18 anni, io gli ho detto a Sor Gasman, non c'è sta la quarta parete, lì c'è pubblico, certo, però tu devi pensare che non ci sia, e no, ma come devo pensare che non ci sia? E stanno lì per me. E manco li devo calcolare, capito? Per cui io sono un dissacratore. Io non faccio riti scaramantici, arrivo in teatro all'ultimo minuto, sto a chiacchierare con i colleghi, famo un casino della Madonna, e tutto diventa leggero. Ecco, una cosa che mi ha detto tempo fa tutto un corpo di ballo del Sistina, erano una trentina di ragazzi, e mi hanno fatto, stavamo a cena dopo lo spettacolo, dice, lo sai cosa ci piace di te? E dico, dimmi. Che sei un grande professionista, tutte le sere fai degli spettacoli pazzeschi, però hai una leggerezza che è benvenuta, perché noi invece siamo impostati, capito, con le regole, le cose, è quello. È vero, e riscaldate la voce, e mettiti il foulard perché ti viene il raffreddore. E la storia della E? Eh? Che la E la devi dire sempre in un certo modo, e la E non si pronuncia così, eh? Cioè dici, scusa, ma io parlo il mio dialetto e la E devo tenerla aperta, chiusa in un certo modo. Vabbè, perché altrimenti non ho fatto. Fai l'attrice tu? No, ho tentato fare un cortometraggio, ma vabbè, ho pensato che cacciato. Vabbè, ma comunque il problema, cioè voglio dire, l'avevo detto io, i loro dialetti, noi attori no, noi attori dobbiamo saper parlare in italiano correttamente, questo è ovvio. Cioè, non però si fanno sentire certi attori che dicono ci vediamo dopo. Dopo? Come dopo? Lo dicono nelle fiction, ci vediamo dopo. Ma come dopo ci vediamo dopo? Dopo è romano, manco romano, è romano storpiato, perché romano dice dopo. Capito? Per beh, cui è stata mossa una critica a tempo dietro nel fatto che comunque il cinema italiano parli molto romano, cioè praticamente va bene che il cinema si trova a Roma, però molto spesso il romano è quello che prevale su tutto. Cosa ne pensi di questo? Ma perché noi facciamo comunque film? Ma perché noi facciamo sempre i soliti film? È chiaro che poi Roma vince, no? Perché Roma è la capitale, a Roma c'è più gente, a Roma c'è il mondo, a Roma è Roma, appunto, Roma è la luce, quindi si parla romano. Però hanno ragione, tutto sommato, non hanno torto, anche perché oggi gli attori non parlano il romano, parlano un dialetto che non è romano. Il romano era quello dei sordi, capito? Era quello, sì, il romano è pulito, il romano non strascica, il romano è un'altra cosa. A parte che poi gli attori italiani quando parlano nelle fiction e nei film dici, che ha detto? Perché manco si capisce che cazzo hanno detto, manco il romano. C'ha ragione Stefano Fresi quando dice che è un grande. Stefano dice, ma questi soffiano, ma che cazzo li sei? L'hanno, è vero, gridato, tutto il gota del cinema, il signor Fresi ha detto, ma c'ha ragione, ha detto la verità. Gli attori italiani, tu faccia caso, vedi il film, meno male che oggi ci sono i sistemi che tornano indietro, ti aspetta che ha detto, alza un po'. È proprio così, è verissimo. Non dovevi alzare, capito? Quando c'era Arnoldo, capivi tutto. Quando c'era Alberto Lupo, capivi tutto. Questi non sanno manco di che stanno a parlare, vabbè, come questi cazzi. Non è che vogliono fare un po' come succede nella musica, che adesso in effetti con questo nuovo modo di cantare
è più il discorso che i testi, anche se magari ci sono nella sostanza, però rimangono nascosti in questo slang, no, che viene messo lì. Non è che il cinema va dietro a questo, no? Speriamo, no, speriamo di no. Il cinema ne devi dire dietro a chi va, perché non si capisce ancora il cinema italiano dietro a chi va. Eravamo i più grandi produttori di cinema, pensate, noi fino ai primi anni 90 facevamo 300 film l'anno, 300. Eravamo un'industria. Oggi se ne facciamo 10-12 è grasso ancora, quindi il cinema non va dietro a niente. La musica, come tutte le cose che fanno cultura, cinema, musica, teatro, alla fine si sta impoverendo tutto. Perché? Perché arrivano gli youtuber, arrivano i tiktokers, arrivano, capito? Ma di che stiamo a parlare? I musicisti un tempo dove si formavano? Nelle piazze, nelle strade, nei garage, nelle cantine. E poi venivano fuori Vasco Rossi, venivano fuori Zucchero, venivano fuori Venditti, venivano fuori Baglioni. Cavolo, c'è una bella differenza, perché quando tu ti confronti nelle piazze e non su internet, che è un'altra cosa, il mondo cambia e quindi ci impoveriamo sempre di più, non c'è niente da fare. Questa noi dobbiamo fare l'inversione, non possiamo permetterlo, noi siamo l'Italia, noi siamo nel centro del Mediterraneo, siamo la culla della cultura, ma non possiamo permettere tutto questo, è una follia. E voi giovani vi dovete incazzare, perché se non vi incazzate voi non succede niente. No, ma noi lo siamo, noi siamo incazzatissimi. Io poi guarda che faccia, ti sembra una tranquilla. E sono praticamente incazzata, Luca. No, ma voi andate su internet e scrivete, che ne so, per politico di turno, Vinco Pallino è uno stronzo, e poi andate a letto. E che avete capito? Noi, negli anni 70, scendevamo in piazza e nei palazzi tremavano, arrivano paura. Capisci qual è la differenza? E quello che non hanno capito i giovani è che quando mi dicono no, io non mi occupo di politica, capito? Poco. Però loro si occupano di te, lo sapevi questo? Quindi te ne devi occupare. Manca la partecipazione, non c'è più la partecipazione. E adesso basta con questo sermone, parliamo di donne. Di donne. Le donne più importanti della tua vita. Io sono stato fortunato, proprio fortunato con le donne, sempre. Sarà che non l'avrei mai detto. Te, Francesca, l'avresti detto? No. Qualcuno si sarebbe immaginato? No. Sei sempre stato fortunato. Come mai? Sì. Culo. Fortuna, oppure... No. Ci vuole? Probabilmente la qualità, diciamo, maschio-donna, le donne c'è un pochino più di qualità, quindi molto probabilmente è quello. Io sono stato fortunato perché mia madre è stata una donna meravigliosa, una donna veramente con le palle, rimasta vedova a 33 anni, 34, con tre figli, all'epoca era un problema grosso, ma grosso veramente. Poteva metterci in un collegio, invece no, ho detto no, i miei figli stanno con me, li addestro, impareranno a cucinare e a farsi le cose da soli, perché io poi devo pensare a mettere insieme il pranzo con la cena. Oggi si tratterebbe di abbandono di minore, la arresterebbe una madre che si comporta così, credo, perché oggi invece allora questo non succedeva, e quindi io ho avuto questa mamma meravigliosa, che poi era un pezzo di donna bellissima. La donna si fermava il traffico quando c'era mamma, poi all'epoca si portavano le minigonne con gli zatteroni alla schiava, sai, con i lacci. No, niente. Super, bellissimo. Non ce n'era proprio. Mio fratello Andrea andava col giubbottino, se lo levava, e gli copriva le cosce per non farle vedere. Era una cosa spettacolare, mamma. Poi c'è stata mia sorella Monica, che è una donna che adoro, la donna più buona del mondo, che è parte integrante della mia vita, ci vogliamo un bene dell'anima. Lei è quella che ha il vero sacro fuoco dell'arte, perché io e mio fratello siamo due schiappe, lei è proprio forte, lei è proprio brava. E poi la mia prima moglie... È brava e bravissima, io l'adoro, quando guardo i Simpson... Un talento vero. Poi c'è stata la mia prima moglie, Claudia, la voce di Meg Ryan, altra donna straordinaria, anche lei molto bella, ma intelligente, svelta. Se io ho potuto scalare le vette del doppiaggio in quegli anni, lo devo a lei,
perché lei mi ha appoggiato, mi ha spinto, mi ha sempre, anche io, no? Anche il gladiatore c'è il momento in cui si butta giù, no? C'è il momento che dice non ce la farò, invece lei mi caricava a molla, capito? Quindi è stata una donna importantissima, mamma della mia prima figlia Gwendalina. E poi ho incontrato è quella che ha scatenato un po' l'inferno in te, praticamente, diciamo. Claudia? Claudia sì, perché Claudia a me mi ha conosciuto quando io ero un vero ribelle, un pericolo pubblico. Pericolo pubblico! Sì. Io ero da ragazzo un pericolo pubblico vero. Ero un teppista, poi giravo senza patente, non pagavo l'assicurazione, le fatture le buttavo. Però poi hai avuto la licenza di uccidere, quindi tranquillamente, no? Sì, però poi mi hanno levata. Levata. Il primo posto del blocco, il carabiniere mi ha detto no, via, dale, vai. E poi lei mi ha inquadrato, no? A un certo punto mi ha detto: Luca, non puoi vivere così, è impensabile, ti devi mettere in riga. E io mi ero messo talmente in riga che ero troppo in riga. Quindi a un certo punto mi ha detto: senti, fai riuscire un po' quel selvaggio che c'era in te e fai una via di mezzo, perché sennò qua è un casino, sei diventato Pinuccio, un piedino, non va bene, capito? Poi c'è stata Giada, che è arrivata dopo, io ero già grande, ho incontrato questa statua, una cosa meravigliosa, 1,82 m, niente, una cosa devastante. Pensa, i miei colleghi ancora oggi mi chiedono: allù, ma come hai fatto? Perché era considerata inarrivabile. Cioè, non la desideri? No. Beh, tosta, eh? È tosta, tosta molto. Sì. No, no, potuto vedere. Non te la dà, non te la dà. Io sono le ostie. Ma tu l'hai fatta ridere? Io sì, da morì subito. Io subito ho fatta ridere, ma da morì. Per cui, altra donna meravigliosa, importante nella mia vita, importantissima. Io ho ricostruito tutto, ho rifatto una famiglia, ho avuto altri due figli, e chi l'avrebbe mai detto? Pensa che, lo sai cos'è che mi ha fatto impazzire di Giada? Un giorno su un set stavamo girando un film sulla pedofilia, Anima Nera, molto bello, e lei stava sulle scalette del camper, bellissima, perché poi Giada è veramente bella, e stava con uno sfilatino così de mortadella e una ciriolina, no? E se stava a mangiare sto manino proprio così. Io non avevo mai visto un'attrice mangiare un panino, perché la cosa più triste che può capitare a uno di noi è di andare a cena con un'attrice, perché prende verdure grigliate, il caffè d'orzo e una camomilla. Tu stai lì col piatto de carbonara che dici: ma posso mangiare? Devo andarci da solo a mangiare, no? Ecco, Giada mi ha colpito quella cosa, perché lei, siccome non tendeva a ingrassare, almeno a quell'epoca, e quindi non c'aveva problemi, mangiava come una sfondata, insomma. Ha tutta la mia ammirazione per questo, tutta. E adesso ha preso un po' di peso, però è normale, dopo... vabbè, ma poi così elimina. No, ma a me mi piace curvi, quindi il curvi mi piace. Perfetto, Fra, basta, quindi tu sei abolita, rimango io. Okay. E volevo chiederti una cosa, ma secondo te perché le piattaforme di doppiaggio, quindi parliamo, stiamo a fare dei nomi, dai, Netflix, Prime, perché non investono maggiormente nel doppiaggio secondo te? Io vedo che sì, lasciano questi sottotitoli, ma non è la stessa cosa, dai. Insomma, no, ma non è soltanto i sottotitoli, il problema quello è un altro, perché loro... Spesso su Netflix, se ci fate caso, ma anche su Amazon, ci sono dei doppiaggi scandalosi. Sì, io li ho visti. Veramente scandalosi. Sì. Ma perché? Perché loro partono da un presupposto, no? In Italia il doppiaggio è un'eccellenza, quindi lo sanno fare tutti. Non è così. No. Non è così. È pieno di farabutti, ce ne stanno tante società che andrebbero terminate, ma adesso ci stiamo lavorando. E quindi il doppiaggio stesso è un disastro, proprio un disastro. Adesso vediamo, stiamo cercando di portarli su un'altra strada, no? Una strada diversa, anche perché il pubblico poi si lamenta, giustamente. I ragazzi vanno, scrivono a Netflix, la cosa, dice: ma che avete fatto? Anch'io ho scritto Netflix, sì, l'ho fatto anch'io, perché insomma non è possibile, cioè, e doppiateli questi film, queste cose meravigliose. Io ho visto giorni fa una serie bellissima, si chiama Viking, io non vedo mai cose televisive,
non vado neanche al cinema da 25 anni, figurati, non me ne può fregare di meno perché lo faccio tutti i giorni, quindi non vado, mi sembra andare a lavorare. La vedevo muta questa serie, stavo con il mio agente in un albergo insieme e lui stava con le cuffiette e stava vedendo questa serie. Io vedo queste facce pazzesche, sai le facce da cinema, quelle di Sergio Leone, per intenderci, no? Noi c'hanno i pupazzetti, questi c'hanno le facce da cinema, e va bene. E dico, a un certo punto dico, scusa, ma mi fai sentire l'audio, voglio sentire questa serie? Parte, era doppiata in italiano, e io ho detto, non è possibile, chi cazzo sta doppiando sta roba? No, non tornava le immagini con le voci. Sì. Un cattivo che parlava così. Sì. Io tipo colpirò e sarà la prima fine. Ho detto, scusate. Io ho capito di cosa. Non è possibile. In un paese dove noi lo sappiamo fare molto bene, mi piace, ma molto bene. Noi che eravamo abituati a Ferruccio Amendola nel ruolo del cattivo, ecco, quando sentiamo anche nei cartoni animati, quando sentiamo, ecco, la vocina così, insomma, un po' la lacrimuccia scende. Guarda, era una società di Milano, non lo so, ma comunque era fatto molto male. Poi c'è un altro fatto, che comunque vi fanno sbagliare anche i verbi, io sento tutto il grammaticato. No, guarda, quando succede questo non sono società certificate, te lo posso garantire. Sì. Perché a volte noi nella velocità possiamo anche sbagliare, però o io, o il fonico, o il direttore di doppiaggio, o l'assistente, perché siamo in 4, 5 dentro la sala, qualcuno si accorge che c'è un errore. Torniamo indietro. No, mi ha detto una mia amica che comunque, anche se c'è l'errore, una mia amica che fa anche lei dei doppiaggi diversi, mi dice che loro vogliono così, cioè se è scritto così devono dire quello che c'è scritto, quindi non possono cambiare. No, non è vero. No, allora c'è il diritto d'autore e va bene di chi fa i dialoghi, ma se il congiuntivo è sbagliato e io lo cambio e nessuno mi ha mai detto niente. Io credo che nella mia carriera di doppiatore non ci sia un congiuntivo sbagliato delle cose che ho detto, che ho recitato. No, non c'è il verbo sbagliato. Perché? Perché magari capitava di trovarlo, perché magari uno. Anche negli spot pubblicitari, cioè ti sbagliano tutto. Anche negli spot, errori clamorosi, cioè trafalcioni. Non si può sbagliare, la grammatica non la puoi sbagliare. Noi abbiamo un compito ben preciso: parlare italiano, punto, stop. Poi è chiaro, se lo fai in dialetto romanesco puoi sbagliare, è diverso. Ma se io doppio Russell Crowe, pensa se sbaglio il congiuntivo. Esatto, cioè, hai capito, diventa, ma come? Rimanerà tipo così. Non è carino. Ma allora, a me è capitato, per esempio, scusa Alessia, io così molto modestamente ogni tanto mi capita di fare delle comparse, no, in diverse fiction, e ad esempio io sono rimasto un po' perplesso su alcune dove magari sono film storici, quindi c'è un linguaggio diverso da quello moderno, e ci fanno, diciamo così, a me è capitato questo anche, no, in coro eccetera, fare qualche urlo, diciamo così, propiziatorio o di guerra o cose del genere, cercando di farlo, che ce lo dicono nella lingua che era originaria, no, di, non so, 1000 anni fa, 1500 anni fa, eccetera. Poi però, rivedendo il film, lo mettono in italiano. Che senso ha? Nel senso che non è che dici è inglese, allora magari nella madrelingua non c'è il doppiaggio, cioè non è che gli ostrogodi mettono nel loro paese, cioè non esistono più, quindi questo non capisco. Che senso ha far dire delle frasi agli attori, non solo le comparse, agli attori stessi, in un linguaggio arcaico, e poi però rivedere la scena detta in italiano? Ma guarda, quelle sono scelte che fanno, sono scelte editoriali che fanno appunto le case di distribuzione. È sempre molto difficile. Noi, diciamo, nei grandi film ovviamente questo non succede, è molto difficile. Però anche gli americani stessi, quando fanno doppiare i loro film,
a volte sono loro stessi che mettono dei paletti e vogliono a un certo punto tutto in italiano. Quelle sono scelte che fanno singolarmente le varie distribuzioni o il regista addirittura americano, la produzione, per cui sai, noi attacchiamo il carro laddove vuole il padrone, cioè non è possibile mettersi a discutere. Ci sono state a volte delle discussioni, no? Come per un film che si chiamava Congo, dove c'erano i congolesi, e la produzione volle i congolesi veri a doppiare. Parliamo di parecchi anni fa. Il congolese, quando parla italiano, parla così. Buonasera signora. Pensate che se la sono presa, i giornalisti se la sono presa con noi, perché avevamo preso in giro i congolesi. E invece non era vero. Li avevano utilizzato loro. Noi gliel'avevamo detto, attenzione, che rischiamo grosso, rischiamo veramente grosso. Però purtroppo hanno voluto, grazie a Dio, che l'esperimento non è mai più stato fatto, perché poi hanno capito le cose che hanno fatto, insomma. Questo sicuramente. E volevo chiederti, sei mai diventato un fan di un tuo personaggio? O una serie ti ha insegnato qualcosa in particolare? Ti ha dato delle emozioni in più quando hai doppiato? Ma dipende. Ti colpiscono quando sono storie vere. Se c'è una storia vera sotto, ovviamente ti colpisce. Soprattutto se sono situazioni drammatiche, comunque che ti coinvolgono. Altrimenti no, a me l'unico che mi aveva un po' così fomentato era stato il Gladiatore, ma per un semplice motivo, no, ma proprio un motivo semplicissimo, che è stato il film che mi ha riportato a fare la TV, perché prima di allora noi eravamo stati messi all'angolo, quando andavamo a fare i provini e capivano che all'inizio ce li ho fatti cascare perché non ero famoso come voce, poi dopo quando arrivavo lì, dico, ma scusa, ma te sei Luca Ward, quello che doppia, e io tutto orgoglioso dicevo sì, sono io. No, qui stiamo cercando attori, prego, può andare. Quindi te cacciavano via. Quindi il Gladiatore è stato per me, pensa che quando ero, che era il 2002, ancora ero sposato con Claudia Razzi, avevo messo un impianto a casa, l'impianto stereo, quando tu aprivi la porta partiva la musica del Gladiatore. Na, guarda. E io ero tutto contento, tutto casato, perché Gladiatore, qua, là, sotto. Un giorno torno a casa, di corsa, no? Entro dentro, pam, c'era nessuno, vado al bagno, stavo a fare la doccia, poi esco fuori, dico, ma lo stereo non è partito. Cavolo, aspetta, andiamo a vedere. Quindi avevo messo alla porta uno switch, praticamente, che faceva partire lo stereo. Stereo acceso, switch a posto. Mi giro, sul tavolo ci stava un CD spezzato, un biglietto con scritto: a papà, hai rotto il cazzo con sto Gladiatore. Era la mia che giustamente non ne poteva più, capito? Ma ascolta, sai che Vincent Castelli invece si è lamentato del doppiaggio italiano? Ha detto: no, molto meglio il doppiaggio francese, molto meglio rimanere con le nostre voci, perché dovere doppiare? Cosa diresti tu a Vincent? Ma chi è? A chi? Il marito della Monica Bellucci, l'ex marito della Monica Bellucci. So chi è lui? Chi è lui? Un attore francese, fa diversi film. Vincent Cassel. E ha detto che lui il doppiaggio italiano, no, meglio francese nella lingua. Ma sai, i francesi sono campanilisti, per cui che io posso dire a Vincent Cassel, doppiamo insieme, io doppio il Gladiatore, poi io doppio te, vedremo quel che io fa meglio. E chi hai avuto invece come personaggi che hai doppiato, che hai avuto la fortuna magari di conoscere e che ti hanno fatto i complimenti invece per il tuo tipo di doppiaggio? Vabbè, i complimenti, chi se ne frega. Io ho conosciuto, guarda, Russell Crowe nel 2005, dopo per il film Rapimento e riscatto. Lui venne alla prima e mi volle conoscere, perché poi viene a loro questo desiderio, non, a noi no, non ci permettiamo nemmeno. Quelli sono delle star, e lui mi volle conoscere, quindi l'ho conosciuto. Ragazzo simpaticissimo, fichissimo, alla mano, ragazzone veramente in gamba. Un altro Hugh Grant, un mito vero assoluto. Io lo doppio dal 94, a parte in due o tre film dove non l'ho doppiato,
ed è stato un incontro fichissimo, fichissimo, a parte che è una capoccia. Simpatico, vero? Una cultura clamorosa, clamorosa, gigantesca, è uno che studia molto, eccetera. È stata una bella sorpresa, molto bella. Pensa che lui dà una trasmissione da Fazio, io poi l'ho rivista su internet perché non lo sapevo, quando Fazio gli disse, ah, ma lo sa che in Italia lei è toccato un attore popolare italiano, e lui l'ha anticipato, ha detto sì, lo conosco, Luca Ward. E ogni volta che sento qualcosa del suo doppiaggio, io imparo qualcosa. Pensa te questi quanto, pensa che c'ho da imparare durante da me, zero. Però l'ha detto, quindi vedi in che posizione si mettono loro. Russell Crowe mi disse, io e te recitiamo nello stesso modo, capisci? Ma figurati se un attore italiano devi dire una cosa del genere. Ma di che? Se è sentono, vero. Se sentono è vero. Perché la vostra è recitazione pura, cioè io delle volte mi sono chiesta come facciate anche a fare il tipo di sospiro in quel determinato momento, il pianto, cioè, la risata, è difficile. Cioè non... Siamo attori. Secondo me è uno dei mestieri più difficili noi del mondo. Attori. Sì, è il più difficile. Non c'è spettacolo teatrale, di prosa, o musical, o set che sia più difficile del doppiaggio. Il doppiaggio è veramente difficile e te lo dice il fatto stesso. Quanti sono gli attori che conosci che doppiano regolarmente? Gigi Proietti conoscevo, poi che piava, poi. Ferruccio, io ti parlo di tutti, vabbè, parlo proprio degli attori e adesso non mi viene in mente quasi nessuno. Guarda, Pannofino. Luca Ward, Giancarlo Giannini, sì, no, sì, gli altri non doppiano perché è difficile, non riescono, è una macchina impossibile. Io voci femminili invece che ti piace? Per imparare. Beh, voci femminili invece che ti piace? Una voce femminile che ti piace? Le donne sono, a parte tua sorella. No, sono quasi tutte brave. Manuela Rossi, Claudia Catani, ce ne sono veramente tante, sono straordinarie. Le donne del doppiaggio sono proprio veramente dei fenomeni. Loro sono proprio tutte brave. Proprio sono tante e sono proprio brave, anche quelle più giovani, sono dotate. Sono veramente straordinarie, più degli uomini. Ma ti mette più difficoltà il doppiaggio, ad esempio, di un cartone animato oppure di un uomo, diciamo così? Guarda, il cartone animato è difficilissimo, è difficile, oggi ancora più di ieri, perché ci fanno fare le voci umane, no? Tu senti il cane che parla come Russell Crowe, che cavolo c'è, sì. Io penso, ho due cani a casa e per ognuno ho una voce, no? Cioè, Wafi ha una voce e Axel ha una voce. E io li faccio parlare con queste vocette. E ogni volta che viene qualcuno, si ammazzano dalle risate. Pensa se li doppiassi con la voce del 007. Ma chi si mette a ridere? Nessuno. Quindi i cartoni animati sono molto difficili, molto impegnativi. Ci vuole tanta fantasia, ci vuole tanto estro. Poi sei dedicato ai bambini. Sì. I cartoni animati, i bimbi se lo vedono al loop decine e decine e decine di volte. Infatti mi ricordo i miei figli quando cambiano le voci ai cartoni, no? Perché se poi muore il collega glielo spieghi, dici ragazzi purtroppo non c'è più e quindi l'hanno dovuto sostituire. A volte cambiano perché non si sa perché gli gira storto. Quando cambiarono l'elefante dell'era glaciale che lo faceva aspetta, adesso non mi viene il nome, Leo Gullotta, splendidamente. Improvvisamente cambia la voce. Mio figlio a un certo punto una sera stava vedendo il suo cartone, papà, che è successo? Lui non sapeva niente ancora, mio figlio del doppiaggio, l'elefante, il mammut non c'ha più la sua voce. Che è successo? Ma fammi sentire, scusa, ma allora sono andato a sentire un vecchio film, perché dico, mo io odiava, perché non lo sapevo, capito? Ed era Leo Gullotta. Lì era Filippo Tini, l'avevano cambiato, ok? Ora, non per colpa di Filippo Tini non c'entrava niente. Certo. Però tu, dopo tre cartoni, cambi la voce al mammut, ma come? I bimbi, un po' di rispetto anche per i bimbi, Leo Gullotta mica era morto. Certo. Ma perché? Hai detto una cosa molto vera, eh? Hai detto una verità grossissima. Io quando ero piccola guardavo la Mu, mi hanno cambiato la voce
e l'hanno cambiato anche da Tauro, che è il suo fidanzato, non sono più riuscita a guardarlo con gli stessi occhi o ascoltarlo, certo, con le stesse orecchie, capisci? Certo, tesoro mio, perché un conto gli adulti, tu guardi un film, diciamo, mediamente, una volta, forse due volte, ma insomma poi te lo dimentichi, poi non ti ricordi i suoni, eccetera. Il cartone, i bambini se lo vedono 200, 300, 400 volte, quelle voci diventano familiari e tu non gliele puoi cambiare. Non puoi fargli questa cattiveria, perché è una cattiveria, proprio una cattiveria. È vero, io ho ancora un trauma per questa situazione della moto, lo dico, quindi sono rimasta veramente male quando hanno tolto la voce alla mia eroina. E quando hai sentito comunque che stava arrivando per te il momento un po' più di successo, quello in cui hanno deciso, è Luca la voce che vogliamo? Guarda, io ero veramente una schiappa a fare il doppiaggio, non riuscivo a capire il meccanismo, perché quando andavo sui set e facevo l'attore bambino, sai, fai il bambino, è facile, no? Tutto sommato, non è che devi studiare per fare il bambino. Il doppiaggio invece no, il doppiaggio è una tecnica, è una macchina difficilissima da usare. Io ci ho messo tanto a capire, mi sono dovuto impegnare, io passavo le mie serate invece andando in discoteca, a casa, con il registratore a Pins, Revox, e incidevo, poi mi riascoltavo, perché volevo capire il meccanismo, non riuscivo a capire, cioè solo con la voce non ero abituato, io ero abituato a metterci anche il mio fisico, la mia fisicità, le mie pause, non le loro, la mia respirazione, non la loro. Poi a forza di impegnarmi, a forza di studiare, un bel giorno è scoppiata sta cosa, sono andato a fare un turno di doppiaggio dove facevo un cameriere, io facevo i piccoli ruoli perché mi dicevano non sei capace, quindi. E vado al Legio, uscito, il direttore mi chiama e fa vabbè te devo mandare a casa, e dico vabbè lo sapevo perché tanto sono una pippa, dice no, è successo qualcosa per cui tu il barman non lo puoi più fare, ti chiameranno per un protagonista. Due mesi dopo mi hanno chiamato per doppiare il mio primo protagonista, era 83, il film era Runaway Train, a 30 secondi dalla fine, di Goncalovski, e io doppiavo Eric Roberts, e quello è stato il primo grande film che io ho fatto, che mi ha, diciamo, poi inserito su quell'autostrada, poi è chiaro, la devi mantenere, però io ci sono entrato, avevo talmente sudato poi per arrivare a quel risultato che non me la sarei fatto scappare per nulla al mondo, nulla al mondo. Invece della tua carriera d'attore hai qualcosa di qualche situazione interessante da raccontarci, anche qualche tua fans magari un po' invadente, raccontaci tutto. Tanto temi famiglia. Sì, ce n'ho tante. Ce n'ho tante, ve ne racconto una perché insomma questa qua era una tipa, all'epoca c'erano le segreterie telefoniche, ok? Le segreterie telefoniche, tu tornavi a casa la sera e sentivi i messaggi. E da un po' di tempo c'erano i messaggi di una tipa che non si palesava, cioè non è palesava, non diceva il suo nome e cognome, però diceva perché tu mi piaci tantissimo, perché qua, perché là ti voglio vedere, ti voglio incontrare, cioè, vabbè. Chi se ne frega, lì quando c'era il messaggio non è che c'era il messaggio che diceva quale numero aveva chiamato, non c'era nulla, capito? C'era solo il messaggio. Poi a un certo punto, dopo mesi di questi messaggi, ho cominciato a diventare un po' pesante. Un giorno un messaggio disse, guarda che se tu non mi vuoi incontrare io faccio una pazzia, so che tua figlia spesso sta da sola a casa, e a quel punto mi sono spaventato. Certo. No, dico, questa è matta, questa c'ha dei problemi. Allora ho chiamato un mio amico carabiniere, gli ho detto, dico, Giuseppe, c'ho un problema, mi devi dare una mano. Succede questo. Lui mi ha detto, vieni in caserma, sono andato, col nastro, gli ho fatto sentire tutte quante le cose, mi ha detto, ok, va bene, la becchiamo, non ti preoccupare, la prossima volta che chiama, rispondi e parlale. Bene, ok. Rispondo, d'accordo con i carabinieri, le do un appuntamento a Piazza del Vano dove ci saremo incontrati. Chiaramente sono arrivati prima di me, all'ora stabilita, 7 carabinieri in borghese.
Lei appena è arrivata, ovviamente, questi gli sono piombati sulla macchina, l'hanno presa e l'hanno portata via. Questa che urlava, mi dico che cosa ha combinato in quella piazza, una pazza. Che poi mi sono trovato davanti, io pensavo di trovarmi di fronte a una ragazza, era una donna grande, avrà avuto 40, all'epoca 45 anni, quindi più grande di me. Era una MILF! Era un milfone, sì, un milfone, milfone. E una volta in caserma l'hanno interrogata, hanno fatto venire il marito, eccetera. Poi io non me la sono sentita disporre denuncia, però loro mi fecero fare una denuncia preventiva che loro avrebbero tenuto nei cassetti. Dicevo che se succede qualcosa, almeno sei garantito. La sera torno a casa, a un certo punto c'era mia mamma a casa mia, che aveva saputo di questa cosa, era venuta per sapere come erano andate le cose. Suonano al citofono, era questa qua. Mia madre è uscita, non mi ha proprio mi ha dato manco il tempo e l'ha pistata. Io sono uscito fuori, ho trovato questa per terra, così sdraiata per terra, mia madre sopra che la riempiva dei cazzotti. Cioè, l'ha proprio pistata come l'uva, perché poi mamma era abruzzese, capito? Quindi era una tosta, mamma. Questo per dirti, insomma, è stata un'avventura abbastanza sgradevole, devo dire. Certo. Questa è la madre di due figli, capito? Ma mamma mia. Va capito. Mamma mia, la mamma di due figli addirittura. Sì. Vabbè, io pensavo che stessi parlando di Francesca, poi ho capito che non era lei. No. Francesca mi si è presentata in un albergo. Vabbè, una storia lunga. Una storia lunga con Francesca, una lunga storia d'amore che ci racconterai un giorno. Francesca, se vuoi fare una domanda anche tu a Luca, visto che mi hai detto, oh, mo lo sdrumo, eh? No, non l'ho detto, non l'ho detto, sto inventando tutto. Volevo chiederti, hai interpretato 007, com'è stato il primo doppiaggio? Da Cardio Palma, perché 20 anni prima la voce di Sean Connery, Pinolocchi, che era la voce di 007 ovviamente, mi disse a me davanti a un bar, dice, tu un giorno sarai chiamato a fare Bond. Io ho guardato e ho detto, ma che serve? Io, ma va. E così accadde quel giorno, mi chiamarono a fare il provino l'hanno fatto a decine e decine di attori. E io quando andai al provino mi emozionai talmente tanto che non mi uscivano bene. Il direttore di doppiaggio, che era Pino Polizzi, la voce di Michael Douglas, per intenderci, che mi conosceva bene, ha capito, dall'interfono mi fa, dalla regia, Luca, guarda che c'è un problema a Roma, a casa tua, devi andare subito, perché c'eravamo gli americani, quello lì. Io capirei, ho preso il casco, di corsa stavo con la moto, mi fiondo sulla moto, accendo, mi sento bussare sulla spalla, fermo, non è successo niente. Te sei emozionato? Torna domani. Che bello! È stato un grande, perché io l'avrei perso. Io infatti tornai il giorno dopo e azzeccai. Pensate, il provino era il mio nome è Bond, James Bond, era quello. Non c'era altro. Non c'era, c'era sì, la battuta carta, Blackjack, no? Quando chiedi la carta. Okay. E andò bene, quindi poi scelsero la mia voce. Però visto che la fai molto spesso, ci fai anche Massimo Decimo Meridio, che ti veniva veramente bene. Io mi sono emozionata tantissimo quando l'ho sentito 2 o 3 volte che la sai a memoria, mi sembra, quelle battute. Mi chiamano Gladiatore, sono Massimo Decimo Meridio, comandante delle legioni Fenix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Standing ovation! Bravissimo! Grande! No, a me questo pezzo mi emoziona veramente tantissimo. Invece hai avuto qualche delusione nella tua vita sempre lavorativa artistica? Qualche delusione, qualche cosa? Tante, più sì, di una. I treni in faccia li abbiamo presi tutti. Tutti, treni in faccia a tutti, soprattutto chi come me è indipendente. Io sono un attore proprio indipendente.
Io non sono attaccato a nessun carro politico, né all'Opus Dei, né alla massoneria, né alle lobby, né... Io sono proprio fuori da tutto questo. È soltanto mestiere il mio, nient'altro. E incontri tra persone, ovviamente, che hanno creduto in me, perché altrimenti non ce l'avrei fatta da solo, ovviamente, no? Certo. E quindi i treni li abbiamo presi, sì. Sai quante volte mi hanno tolto degli attori per cattiveria a volte o per altri motivi, però io sono sempre andato avanti, non me la sono mai presa più di tanto, tranne una volta sola mi sono arrabbiato, Ti racconto. Non mi arrabbiamo mai, era ma Notting Hill non ti hanno fatto doppiare Hugh Grant, io dicevo sti cazzi, peggio per loro, non era peggio per me, peggio per loro, cioè, non... E invece una volta mi sono arrabbiato, il film era Noah, con Russell Crowe, anche un pessimo film, devo dire, meno male che non l'ho doppiato, e lì non si sa bene che è successo, hanno chiamato un altro, io non l'avevo mai fatto, io ho contato. Ma forse perché il film era brutto, dai, ho detto, no, nel caso. Non lo sapevo, io l'ho visto dopo, una vera cagata, e, e beh, fanno pure loro le cagate, mica solo noi. E allora ho scritto a Russell Crowe, non l'avevo mai fatto, mai. Gli ho scritto, gli ho detto: guarda, è successa questa cosa, non so perché, ormai il film l'hanno doppiato, ormai il film è nelle sale, ma non c'è la mia voce. Capirai, quello neozelandese si è incazzato come un picchio, ha fatto un casino, ma proprio ha fatto un casino. Se l'è scelta lui la voce. Nel momento in cui c'è il doppiaggio in Italia, se la sceglie lui, ma perché gliela devi cambiare? A meno che io non sono più capace. Allora, non sono più capace. Sono caduto in disgrazia, sono un alcolista, non riesco più a dir pulito buongiorno. Ok, capito? Però santa madonna. E lì, da allora, infatti, da dopo quell'evento lì, non è mai più successo. Io l'ho sempre ridoppiato, la stessa. E invece momenti divertenti. Una cosa importante, scusate, sì. C'è stata la rivolta del pubblico, perché io non l'avevo mai fatto, scrissi, avevo ancora Twitter, adesso non ce l'ho più. Chiedo scusa a tutti per il film Noah, ma purtroppo non c'è la mia voce. Buona visione a tutti, Luca Ward. Quel tutto ha fatto il giro del mondo. È successo un casino. Il pubblico si è proprio arrabbiato. I giovani hanno fatto un casino vero. E questo, devo dire, ha dato potenza poi all'arrabbiatura di Russell Crowe ancora di più, ovviamente, capisci? Perché c'è stato il pubblico che si è arrabbiato. E questa è la dimostrazione che quando gli italiani si incazzano, allora le cose succedono. Ottengono, è vero, tantissime volte può succedere. E quindi invece momenti divertenti o imbarazzanti che hai vissuto sempre anche come attore, non solo come doppiatore? Ma imbarazzanti no, c'è stato una volta un incidente che mi è dispiaciuto tanto. Stavo girando La Stella dei Re, che è un film bellissimo, che era la storia dei tre re magi, però prima dell'incontro con Gesù. Il film finisce con l'incontro nella grotta e io facevo Baldassarre, che era un berbero molto cattivo, molto, e dovevo girare una scena con questi cavalli. In Marocco poi non hanno i castroni, sono stalloni, e tenerli è difficile. C'era una scena dove io dovevo andare al galoppo con una sciabola in mano, un soldato mi veniva contro a piedi e io lo dovevo, mentre passava, colpire alla schiena e andare via, e quello moriva. L'abbiamo girata 5 volte buona, una poi era bellissima perché dopo che l'avevo colpito il cavallo si è impennato, quindi era bellissima quella scena. Ha voluto fare un ultimo ciak. Io gli ho detto, dico, scusa Stefano, il regista, ma ce l'hai? È una scena difficile, insomma, sto su un cavallo, non è che sto in macchina, ti faccio io la direzione, quello poi, insomma, fatalità, giriamo, io quando faccio girare la sciabola sento che ho colpito il ragazzo, ho inchiodato l'animale, sono sceso e l'avevo preso sul braccio, gli avevo fatto uno scaro sul braccio enorme, perché la lama non era affilata ma era di ferro. Io mi sono sentito
una merda per aver ferito questo ragazzo. È stata una cosa, una comparsa. Un ragazzo che magari prendeva 30 dollari per fare quella giornata di lavoro. E lui poi si è tatuato il fatto che si è tatuato la ferita con questa me l'ha fatta Luca Ward. No, 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 io l'avrei fatto, sinceramente. No, io quel giorno ho interrotto le riprese, sono andato con lui in ospedale. Sono stato con lui 2 giorni, insomma, perché poi quando succedono queste cose, credimi, un attore si sente male, chiunque, sono successe queste cose sui set, ma chiunque di noi ha un'esperienza del genere rimani toccato, perché noi stiamo facendo in fondo un lavoro per far divertire le persone, e quindi quando poi succede l'incidente è un problema, insomma. Invece una non ti sembra scherzo una mia collega, sì. Che scherzo era? Racconta. Scherzo di Disney, però non so se si può dire. Allora, era uno scherzo, dovevamo fare una scena d'amore e lei doveva venire sopra di me a cavalcioni, io stavo sdraiato, sono andato subito dai trovarobbe, no? Gli ho detto, c'avete il cetriolo? C'avete il cetriolo? Dico, no, ma trovatemi il cetriolo, voglio il cetriolo. Vabbè, insomma, e mi metto il cetriolo. Non posso fare il nome dell'attrice, ma invece di fare oh, che cos'è, ci ha proprio lavorato. Imbarazzatissimo, stavo là sotto, dicevo, ma ha proprio sentito, ma pensa che sia il mio. È stata una cosa fantastica. Poi dopo io ho tirato fuori il cetriolo e lei è diventata tutta rossa. È stata una cosa carina. Sono piccoli scherzi che noi attori facciamo, anche perché poi raramente quando fate doppiaggio vi vedete tra di voi, cioè di solito doppia una persona e poi tu ascolti il doppiaggio magari dell'altro. Sì, lavoriamo da soli ed è una cosa pessima, infatti i doppiaggi hanno un po' di problemi in questo senso, cioè se io devo fare un doppio con Pannofino, per esempio, no? Io e Francesco lavoriamo insieme da 40 anni quindi ci conosciamo bene, io so come la dirà lui sa come la dico io, quindi si può fare, ma tante volte io ho colleghi o colleghi che non conosco, magari più giovani, che non ho mai incontrato, quindi non so come la faranno. Io cerco di arrivare sempre per ultimo, perché così ho le colonne degli altri, li posso ascoltare, mi adeguo, ma non sempre questo si può fare. E questo è tutto fatto per risparmiare, sempre per risparmiare. Sì. Lo sterco di Satana, no? Lo chiamano il denaro, il denaro. Quindi, insomma... Ma oltre, diciamo, uscendo dall'accademia, no? per chi la intraprende, poi il discorso del doppiaggio è uno step successivo o è nell'accademia? Assolutamente sì, i doppiatori non esistono, tu non ti puoi iscrivere al collocamento come doppiatore, non è proprio riconosciuta, tu ti puoi iscrivere come attore di prosa e poi vieni impiegato anche nel doppiaggio, perché fa parte integrante del mestiere dell'attore. Oggi ci sono anche i doppiatori, ma c'è un problema, non interpretano. Quindi di quei doppiaggi non resta nulla. Sono traduzioni, se voi li sentite soprattutto nelle serie televisive, magari riconoscete una voce, doppia nello stesso modo serie completamente diverse. Il modo di doppiare è identico. Mentre invece Giancarlo Giannini, voi a volte neanche lo riconoscete, perché si mette al servizio, perché è un attore. Bisogna fare le accademie di teatro, specializzarsi, poi oggi nelle accademie di teatro c'è anche il doppiaggio, quindi te lo insegnano, siamo riusciti a portarlo anche lì, giustamente, perché poi gli attori venivano formati, poi gli capitava di andare in doppiaggio e non sapevano che pesci prendere, poverini, no? Invece adesso, grazie a Dio, si fa anche nelle accademie, e questo è molto importante. A me mi è capitato di incontrare così qualche tuo collega che aveva la pretesa di fare, diciamo così, dei corsi lui privati, proprio mettendoci dentro sia il discorso dell'attore, del doppiaggio e quant'altro. Tu come la pensi da questo punto di vista? Secondo te è fattibile una cosa del genere o comunque va sempre fatta
una scuola, un percorso diverso. Il teatro forma attori, nient'altro. È il teatro che forma attori, è come le scuole di volo formano piloti, come le scuole di medicina forma scuola di medicina. Perché tu volevi fare il pilota. Sì, io volevo fare il pilota. Sai che il mio zio era generale aeronautico a Rimini, adesso penso che poi si è spostato tutto. Però gli hanno fatto anche il ticket d'onore. Sì, sì. Anche il papà di e a lui ha detto mi piaceva volare. Anche il papà di mia moglie, Andrea, stava a Rimini, sì, stava nei Diavoli Rossi. Sì, Diavoli Rossi. Da noi erano i Feltri 3. Feltri 3 si chiamavano. Sì. Comunque Oscar era... appassionato. E volavano con gli F-104, però a mio zio piacevano di più altri aerei che non mi ricordo se fosse qualcosa. Vabbè, con 58. Sei più giovane, gli F-104. No, mio zio non c'è, mio zio purtroppo è molto più vecchio, non c'è più. Quindi sì, gli hanno fatto il ticket d'onore, gli hanno proprio detto e adesso gli hanno proprio dato il volo, gli hanno detto adesso prende il volo. Quando è successo, diciamo, è stata una cosa molto bella. Perché poi io i piloti li ho visti anche molto, cioè, sono molto solidali fra di loro. Vedo che c'è una bontà esagerata, si capiscono veramente al volo. Forse sì. È anche una questione, è come Top Gun più o meno. Sì, beh, sai, loro sono molto uniti. Sì, comunque fanno un mestiere estremamente rischioso, pericoloso, ma anche molto bello. Volare è una delle sensazioni più belle che esistano. Sì, lui diceva che la cosa più bella era proprio vedere il cielo e quando c'è quel momento in cui sei da solo nel blu. Io invece mi sarei spaventata a morte, ad esempio, stando lì da solo in questo cielo immenso. È bellissimo. Io ogni volta che mi capita, adesso raramente perché non mi fanno andare in cabina, però un tempo si andava in cabina dai comandanti, mi facevano andare. Il momento più bello è quando stacca dalla pista e tu dal vetro vedi solo azzurro, non vedi altro, perché dalla terra non c'è più, è bellissimo. Poi la sensazione del volo è anche particolare perché ti fa capire di quanto siamo piccoli. E quando sei su in quota, tu vedi sì la terra e riesci anche a intravedere le grandi metropoli, le città, le montagne. Gli uomini però non li vedi. Vero. Sono piccoli, molto piccoli. Questo sì. Ma invece come uomo, ecco una cosa che ti volevo chiedere, hai realizzato un po' tutti i tuoi sogni come persona, come uomo? Pensi di avere, c'è qualcosa ancora che vorresti fare? Sì, ho realizzato tante cose. Per un ragazzo che viene dal nulla ho fatto tanto e quindi sono fortunatissimo. Ho avuto tante cose, ho avuto 3 figli, 2 mogli, una bella famiglia, ho dei fratelli ai quali tengo. Per cui un lavoro che mi piace, quindi va bene così, insomma, è andata benissimo. Poi chiaro, vorrei comunque vedere i miei figli tutti con le tempie grigie, quello è l'ultimo, diciamo, mio, dice, il sogno nel cassetto, io quello c'ho, però insomma, ci proviamo, ce la mettiamo tutta. È un sogno bellissimo, anzi, assolutamente fenomenale. Io direi, ragazzi, se volete chiedere qualcosa, tu come progetti futuri? Progetti, hai qualche idea? Beadovic al Pinocchio, no, ci sono progetti, devo girare 2 film per Netflix, però non posso dire niente perché sono segretati. Poi prenderemo sicuramente il musical Mamma Mia e The Full Monty con il Teatro Sistina, c'è sempre Alberto Angela con Ulisse, quindi stiamo andando avanti, faremo le nuove puntate, sperando con mezzi meno... Fare sempre Etrusco? Eh? Parlerai sempre in Etrusco? Ma guarda, Etrusco ci ho provato. Peccato che quella clip non è andata in onda tutta, perché erano 2 minuti e mezzo. E c'era la parte molto divertente, quella finale era esilarante, però non so perché non l'hanno montata, non te lo so dire. Peccato perché sarebbe stato un momento per così un po' decontestualizzare, no, il programma, ma se non l'hanno messa evidentemente avevano i loro buoni motivi. Sì, ma saranno sempre stati motivi di tempistica, perché so che di solito sono quelle le motivazioni per cui non mettono. Sì, assolutamente non sì. Quindi poi c'è Radio Italia, io lavoro per Radio Italia da 15 anni, quindi sono orgogliosissimo della radio, che è una radio indipendente, parla solo di musica italiana,
Mario Volanti, che è il manager, il direttore, l'ideatore, un pazzo visionario che però ci vede a lungo, bene a lungo, e quindi insomma diciamo che sono molto contento di quello che ho. E poi devi venire a Modena, perché noi, io e Francesca, ti abbiamo preparato il teatro, cioè quando finisce tutta questa cosa tu sei già con noi. Io verrò a Modena, perché sto mettendo in scena, sto preparando uno spettacolo che è, diciamo, one man show, ma non è una prova d'attore, assolutamente, è un viaggio emozionale, raccontando alcune cose, il rapporto, diciamo, comincia in mezzo al pubblico, un po' come faceva Dario Fo nei suoi primi spettacoli, no? E poi coinvolge il pubblico, e lo spettacolo lo fa insieme a tutti. È una cosa molto bella, e girerò tutte le province italiane, non vado nei grandi centri, vado nelle province. lo trovo che sia una cosa bella, e soprattutto è bella perché c'è, non c'è rapporto, no? Sto lì a farvi vedere quanto sono bravo. No, facciamo un viaggio insieme di un'ora e mezza e vediamo dove ci porta. Sì. Un po' come abbiamo fatto questa sera, praticamente, no? Praticamente, esatto. Sì, guarda, praticamente sì. Ecco, io poi direi che proprio tu hai proprio questa grandezza, questo grande carisma, però non ci giochi sopra come fanno in tanti. Questo secondo me è un po' una grandezza che hai, cioè, una cosa molto bella. Cosa? Di non voler essere il personaggio, cioè sei uno di noi, io no, ti percepisco, no, così, no, ma anche... devo essere... No, ma io il personaggio lo sono quando recito faccio un ruolo, se devo fare il Duca Ranieri faccio il Duca Ranieri, devo fare Cosimo il Zuto, faccio Cosimo il Zuto, devo fare Camerana, faccio Camerana, e ci sta, cioè lo devo fare, però nella vita sono io, cioè appunto, capito, non c'è il personaggio quello per calarmi in questo ruolo. È stato difficile, difficilissimo, cioè non ce la faccio proprio, non è da me, capito? Però è quella proprio l'umiltà dei grandi. Apri il petto di uno e operalo, poi vediamo che cosa è più. È vero anche quello, però ognuno ha le sue, ecco, chissà, magari un doppiaggio. A me hanno detto alcuni dottori che mentre ti aprono si ascoltano la musica e cominciano ad operare. Loro devono decontestualizzare, assolutamente. Io una volta, durante un'anestesia, mi sono svegliato un po' prima, però non sentivo niente, però sentivo i discorsi loro, che se stavano a parecchia una serata, capito? No, questa cosa mi ha divertito tantissimo. Io ero aperto, tutto aperto, come stavano operando, e questi se stavano a parecchia una serata. Cioè, è stata un'esperienza fantastica, no? Ma che mi ha fatto apprezzare ancora di più il lavoro che fanno, capito? Che noi li vediamo, i professori, certo, per carità, insomma, fanno un mestiere importante, però poi... Diciamo che loro ce l'hanno la quarta parete, via, diciamo così. Sì, loro ce l'hanno. Certo che però, io ad esempio, anch'io una volta sono andata in ospedale, non sto bene, e insomma avevo avuto un mezzo attacco di panico, e nel mentre questi qua che parlavano dicevano: ma secondo te quello guadagna di più o di meno di me? Perché ho sentito dire che la busta paghi. È normale, adesso. È normale, tesoro mio, è come... Quando noi siamo in sala di doppiaggio e stai a fare, che ne so, scena, quella madre, eccetera, eccetera, stai lì, Ezechiele 25-17, il cammino dell'uomo timorato, Luca, ti stanno a portare via la macchina, porca troia! Capito? Cioè, è normale, noi stacchiamo, mi ricordo un mio amico pilota che dice: ma come fate a staccare così velocemente? Dice: un secondo prima stavi a fare il gladiatore, poi subito dopo... stai a pensare a carbonara. Dico: ma è normale, è roba normale, lo fanno tutti, no? Pensa che io anni fa feci una cosa che non si poteva fare a bordo di un aereo. Un mio collega c'aveva paura di volare, non ti dico questa, poi andiamo, c'aveva paura di volare. Io c'avevo una radio, avevo comprato, che non si poteva usare, che andava su tutte le frequenze, pure della polizia, dei carabinieri e pure dei piloti degli aerei. Io ho preso le cuffiette, stavamo a bordo di un aereo della, non mi ricordo che compagnia era, vabbè,
comunque un aereo italiano, e io ho messo le cuffiette, dico così ti faccio sentire la cabina. All'epoca non c'era ancora la regola che durante il decollo, fino a una certa quota, i piloti non possono parlare se non di cose specifiche del volo, ok? Poi dopo possono parlare di quello che vogliono. All'epoca non c'era questa regola. E c'erano questi due piloti che mentre stavano a decollare, se stavano uno aveva detto che c'era appuntamento con una, che però diceva un po' il dubbio perché era troppo alta. E dice, sai, l'ho vista, è molto alta, io sono piccoletto, che figura ci faccio? E c'era il copilota che gli diceva, beh, ma se sei piccolo... stai bene. E questo mio collega, sentendo questi piloti parlare così, mi è passata la paura, mi è passata completamente, ancora oggi, grazie, perché ha cominciato poi a girare il mondo con gli aeroplani, dice lui, se tu non avessi fatto avessi avuto quella genialità, io probabilmente non avrei più ripreso l'aereo, capito? Guarda che è vero, cioè delle volte con una piccola battutina tu salvi un'altra persona, magari proprio in quel momento, anche ad esempio una volta sono rimasta bloccata in ascensore, mi hanno fatto una battuta che mi ha fatto talmente ridere che insomma alla fine era del tipo ci mangiamo tra, guarda, di noi. Ma sì, quelle sono le cose, capito, che uno deve capire, perché le paure sono normali, ognuno di noi ha delle paure, non c'è da prendere in giro niente e nessuno. Ci sono delle paure, dobbiamo cercare chi può, magari se ha dei mezzi, insomma, a disposizione, di cercare di farle superare all'altra persona. Io sono stato per anni un istruttore subacqueo, ho portato sott'acqua decine e decine di persone, centinaia anzi, e sai quanti ne ho incontrati, gente che aveva avuto incidenti in mare, persone che avevano avuto dei piccoli shock, insomma, io ho sempre cercato di riportarli poi in mare con pazienza, rispettando comunque la paura non può essere mai derisa, perché se è derisa quella paura non passerà mai, invece va affrontata e la persona va aiutata per affrontare la sua paura. Sai che hanno detto che ci sono delle donne che praticamente quando tu fai un incidente molto grosso e magari vai in coma, ti risvegli e loro ti dicono ciao, sono Alessia, sei rimasto in coma, volevo soltanto dirti che va tutto bene. E intanto le donne la prima cosa che cominciano a chiedere è: oddio, sono stata in coma, come sta mio figlio, come sta mia madre, come sta mia sorella, come stanno tutti? Gli uomini si guardano sotto. Perché c'è il terrore che non funziona più. Ci sta ancora. Perché io questa battuta la riaggancio su un fatto che ho letto e non ho sentito, non ho guardato, che hai doppiato anche i film hard. Com'è stato quel tipo di... Che figata! No, una figata, perché te pagavano subito a fine turno e in nero. E non dovevi dire... Bene. E non dovevi dire troppe battute. No, gli uomini parlano poco, parlano di più le donne, no? È ovvio, perché è dedicato al pubblico maschile. Quindi noi purtroppo sì, ma anche dal vero. Piatti, invece la donna, fammi questo, fammi quell'altro, mettimi il qui, mettimi l'altro. Quindi donne, perché tu potresti fare, Luca, senti che io sono un'ideatrice, Potresti fare questo, praticamente tu fai il doppiaggio dei mariti mentre sono con le mogli, così mentre le mogli ascoltano la tua voce, magari chissà che non si entusiasmino di più. Guarda che una figata potrebbe essere, Ma tu dici. Ci potrebbe stare, Francesco, che ne pensi? Non lo so, ma no, sarei rovinato se faccio una cosa del genere, poi rassicuro. Lo vedo convinto. Lo vado a proporre ai nostri sexy show preferiti. Vabbè, ovviamente lo diciamo così per fare un po' di baracca, anche perché sei simpaticissimo e sembra proprio di poter parlare di tutto con te, e veramente da amici. Grazie. E quindi, niente, speriamo che tu scriva altri libri poi anche in futuro, dove ci parlerai ancora di altre tue situazioni, oppure magari che tu possa farci, non so, un manuale su come diventare bravi nel doppiaggio, qualcosa che possa aiutare. Non lo so, vediamo, mai dire mai, per carità, io non faccio lo scrittore, faccio altro,
quindi già è un'occasione che mi è stata data dal fatto, dal destino, quella di scrivere un libro, anche perché non conoscevo le dinamiche della scrittura di un libro, e devo dire che io sono stato aiutato da Mariano Sabatini, che è un giornalista, che mi ha aperto un mondo che non conoscevo, quindi molto bello. Che poi avrei fatto audiolibri, però, perché sicuramente gli audiolibri non ne hai mai fatti? No. Iniziare. Ne ho fatto uno solo per fare un favore a mia figlia, che era di un suo amico, era un video motivazionale di Roberto. La Guendalina o la Luna? La Guendalina. Guendalina, però è stato proprio un favore. No, io gli audiolibri no, non li faccio, a meno che poi può darsi che li farò, non lo so, devo trovare il libro particolarmente interessante, mi deve interessare a me, se no guarda che è noioso leggere 300-400 pagine di roba, è una cosa terribile, vedo, senza immagini, senza... no, gli audiolibri no, preferisco di no. No, questo sì, se pensi che sia una cosa più noiosa. Voi ragazzi, volete chiedere qualcosa? Per altri magari no, magari altri si divertono, è un modo per leggere, se vuoi, perché ti pagano pure per leggere, quindi tutto sommato, perché no? Però io non ho mai avuto questo trasporto, preferisco il film, voglio doppiare le storie, gli uomini, quello, insomma. No, l'ultima domanda che volevo farti è il fatto di fare teatro aiuta molto poi approcciarsi al mondo del cinema, oppure è, diciamo così, un ostacolo perché magari ti imposta in un certo modo e c'è difficoltà a distoglierti da questa impostazione? Te lo chiede perché lui fa teatro. Ma no, guarda, questo problema c'è solo in Italia. Solo in Italia ci sono gli attori di teatro, gli attori di cinema, gli attori di soap, gli attori di televisione, gli attori di doppiaggio. Negli altri paesi questo non avviene. Teatro, cinema, televisione, doppiaggio si interscambiano in tutti i paesi del mondo, eccetto che in Italia. Ed è una ristrettezza proprio assolutamente sbagliata. Io vi prendo un attore straordinario che è Massimo Popolizio, forse il più grande attore che abbiamo di teatro. Lo vedi mai al cinema? No, non l'ho mai visto, infatti. È il più grande di tutti. È il più grande di tutti. È bravissimo. Sì. Ma perché? Ma dipende, diciamo, da tra virgolette voi attori che. Cioè, dai tuoi colleghi che si selezionano oppure perché non vengono chiamati? No, non veniamo a fare certe cose. Non ci chiamano proprio. Come io sono un doppiatore, io ho fatto pochi film. Al cinema ne avrò fatti 3 o 4, forse 5, 6, chi è? 6 film. Ma perché? Perché dicono no, Ward è una voce. Basta, punto. Stop, loro poi decidono, non gliene frega niente. Quindi... loro decidono, no, Popolizio, attore di teatro, via, ciao. Purtroppo è una cecità che stiamo pagando cara, perché ci stiamo impoverendo di attori. Sì, anche di film belli, di testi belli, insomma, io vedo che tutti scrivono bestsellers, che però poi non vengono regolarmente mai guardati. Cioè, ad esempio abbiamo visto dei film di Pinocchio fatti 40 volte e magari non c'è il bestseller nuovo del momento, quindi sarebbe bello invece... Non abbiamo fantasia, non siamo concorrenziali con il mercato internazionale. Noi eravamo i primi al mondo, pensa, i grandi sceneggiati televisivi sono stati inventati in Italia. Negli anni 50 noi li facevamo addirittura in diretta, non erano registrati, perché non c'era l'Antex che registrava, quindi si facevano in diretta. E venivano le delegazioni dalle TV di tutto il mondo a vedere cosa stessimo facendo. Oggi i nostri programmi, le nostre fiction, chiamiamole come volete, sceneggiati, non sono assolutamente concorrenziali per l'estero. Il mercato estero per noi non c'è. Non ce l'abbiamo più. I nostri sceneggiati negli anni 50, 60, 70 facevano il giro del mondo. Oggi no. No, assolutamente, lo penso anch'io. Un Sordi sicuramente. Le capacità ci sarebbero,
perché ci sarebbero le capacità, soprattutto i reparti tecnici che sono molto avanzati i nostri, però non c'è questa volontà, quindi a loro gli va bene così, hanno la loro cricca che lavora sempre quella là e quindi gli va bene così. Infatti, ho notato anche che siamo un popolo disunito, sì, siamo proprio disuniti, non... siamo disuniti, ognuno pensa nel suo piccolo ufficiale, non va a guardare, non va, non cerca, diciamo, di aiutare. Ma non si raccontano le verità. Le verità in Italia non si raccontano. Certo. Guarda Fedez, no? Fedez, il popolo ignorante. Musicista che a un certo punto forse quasi l'ha sbroccato, e darsi pure che gli è girata proprio storta. Magari ha scelto la location sbagliata, magari non era quello il momento, magari, però a un certo punto non è che ha detto l'unico errore che secondo me ha fatto, se lo posso dire, ma sono più grande di lui, potrei essere il padre, quindi te lo posso dire, è che non la doveva buttare in politica, doveva buttarsi su Pasolini, sul pensiero pasoliniano, capito? E non buttarla in politica, perché se la butti in politica è un peccato, vieni poi strumentalizzato da una parte e dall'altra, da una parte ti fanno nero, dall'altra ti osannano, quindi invece il tuo pensiero deve essere per tutti. Pasolini parlava a tutti. Ma adesso gira voce, non so se hai sentito anche tu, che la vera politica la facciano gli influencer, cioè che ci sia un famoso circuito di un canale che potrei immaginare anche tu molto potente su internet, che è un motore di ricerca, che fa degli inviti, diciamo, particolari, e tutti ci sono meno che i politici, lo diceva Giovanotti in uno dei suoi video. Guarda, quindi non so se può essere... La cosa importante è non essere strumentalizzato. Io non ho mai avuto una tessera di partito, mai, mai. Voto Pink Floyd da 50 anni, no, meno. però comunque io voto Pink Floyd perché... Voti bene, Pink Floyd, perché miseria, sono proprio un bel... Sono anche... Il pensiero deve essere quello. Se tu vieni strumentalizzato da una parte o dall'altra, il tuo pensiero non sarà mai libero. Il libero pensiero, capisci? Galileo Galilei, eppur si muove. Questo è fondamentale, è importante per riportare il dialogo tra le persone, riportare la partecipazione, perché se tu ti schieri da una parte, dall'altra, sei sempre uno schierato. Invece l'artista, come la vedo io, naturalmente, poi ognuno la vede a modo suo, non deve essere schierato politicamente, deve essere schierato sul sociale, magari, contro le guerre, contro le disparità, contro la fame, contro lo strapotere delle banche, contro questo, allora ci sta. Ma se tu in nome di discorso ti metti sotto l'ombrello del partito di turno, non vincerai mai, non riuscirai mai a convincere i popoli, convincerai una parte ma l'altra no. È come l'attore, no? L'attore schierato politicamente, io sapesse quanto te lo sento dire tra pubblico, no? Che magari dice: ma andiamo stasera a vedere Pinco Pallino? E se Pinco Pallino è schierato da una parte, una parte di pubblico non lo andrà a vedere volentieri. Ah già, un po' come le squadre di calcio, insomma, un po' così come il calciatore. Cioè, se tu invece sei libero, io nomino sempre Pasolini, perché Pasolini era un filosofo, lui non si è mai schierato ufficialmente. Poi il suo pensiero poteva essere un pensiero riferito a Gesù, forse sì, non lo so. Però comunque sia, non era schierato politicamente, dice io voto, no, per niente, non l'ha mai detto in vita sua. Ecco perché aveva quel seguito così forte, così importante, ed era amato da tutti. Oggi invece testieri, ciao, hai perso. È così. E il Vaticano, secondo te, invece, adesso me l'hai messa lì, servita su un piatto d'argento, te lo vuoi chiedere, il Vaticano, anche lui è un partito? Vaticano, tesoro mio, è uno stato a parte. Il Vaticano è un'altra cosa. Il Vaticano. Ma con la musica, con diciamo il doppiaggio, con il cinema, secondo te ha sempre a che fare? Beh, sì, certo, è chiaro che hanno a che fare anche loro. Il Vaticano ha a che fare su tutto.
non è che ha a che fare solo col cinema, magari, o con la televisione. Il Vaticano è ovunque, c'è proprio da fare. Poi c'è qualche papa che ci prova a cambiare cose. Sì, però, Papa Francesco ad esempio sembra uno di quelli che... Ho capito, io pure una volta ho detto a un prete che mi ha fatto la domanda, ma che ne pensi di Papa Francesco? E ho risposto, potrebbe fare di più, ma più di quello che può fare, cioè un porello, pure lui non, è come Wojtyla, no? Pure lui più di tanto che poteva fare. Per cui... A parte, a proposito di questo, io proprio... poche sere fa ho fatto così una diretta così per divertirmi come faccio spesso e ho fatto caso a una cosa, no? Cioè ci sono stati nel corso della storia tanti papi che si sono chiamati Pio, ma nessun papa si è chiamato mai Do, e questo è un po' forse il problema che ha allontanato anche la Chiesa nel corso dei secoli, no? Nel senso che uno vede il clero come qualcosa che dovrebbe essere per il popolo, invece quando poi chiami Pio decimo, Pio nono, Pio, e mai Do, probabilmente c'è, questo ha fatto un po' anche la differenza. Tanto, insomma, tanto inevitabilmente la Chiesa dovrà fare i suoi macchine indietro, c'è poco da fare, perché poi per fortuna oggi le persone si informano, non è vero che che se bevono tutto quello che arriva, insomma, quindi io credo che anche la Chiesa alla fine dovrà comunque cercare di modificare i loro standard, diciamo, culturali, con attenzione ovviamente, con le dovute cautele, con le dovute lentezze, perché ce le avranno, però insomma lo dovranno fare. Sei mai caduto tu in qualche bufala del web, visto che dicono che ce ne sono tante, e in effetti ce ne sono tantissime? Una volta sì, stupidamente, quando avevo ancora Twitter, e c'era una cosa sugli animali, su un cane maltrattato, non so bene, feci un retweet, invece non era vero, era una bufala, mi hanno pure attaccato, qualcuno ha detto, oh, ma te devi informare prima, sì, ma no, però in quel momento stronzate, sai, sbaglio io, qui sbagliano pure i giornalisti a volte, che cascano dalle fake. E invece ragazzi, le catene di Sant'Antonio le hai mai mandate? Purtroppo, hai mai mandato le catene di Sant'Antonio? La catena di Sant'Antonio? No, io la rompo subito, non rimando niente. Anch'io, mettiamo le catene. No, zero proprio. No. Ok, ci fai un saluto allora per noi di Almax, a tuo modo? Almax? Per concludere la serata. Allora, ragazzi, ragazze di Almax, grazie per aver sorbiti tutta sta filippica del World, però purtroppo io sono anziano, quindi abbiate pietà, abbiate pazienza. E speriamo di vederci presto nei teatri di tutta Italia, quanto prima. Naturalmente non sarà presto, perché i teatri hanno bisogno di organizzazione e di tempo per tornare a lavorare, però ce la stiamo mettendo tutta, quindi l'augurio è questo qua. Grazie davvero Luca di aver partecipato, grazie ancora davvero tantissimo. Grazie a voi. Grazie della stupenda serata. Grazie. Ciao, buona serata. Ciao. A tutti. Ciao. Beh, che dire, diciamo che è stata una serata stupenda, direi. Una splendida serata dove abbiamo... ci siamo veramente divertiti, che ne pensate? Sì, mi sono divertita molto. Sì, sì, poi il personaggio, insomma, si presta, perché poi... come dice lui, è molto genuino, quindi... Io adesso ve lo faccio vedere, avevo preparato giusto due domande da fare, giusto due domande, la dico così, sì, nel backstage. Più che la catena di Sant'Antonio, avevi preparato la tua di catena, che l'avevi preso lì e non l'ho mollato. No, perché ho avuto una preparazione di svariati giorni, di svariato tempo. Io chissà, penso che canterà, lo sentiremo anche cantare prossimamente, però questo è un mio pensiero, è un mio pensiero che vedremo poi. Ma d'altronde anche il grande Sordi, che comunque doppiava anche a sua volta, no? Doppiava Ollio, per esempio, no?
anche lui alla fine una canzoncina l'ha fatta, no? Te ci hanno mai mannato tutti quel paese, quindi probabilmente diciamo che un indirizzo già c'è se lo vuol seguire da questo punto di vista. La nostra Misteria invece ha trovato qualche segreto in questa, hai capito qualche segreto, hai captato qualcosa, ce lo farei sapere. Comunque se ci vuoi raccontare un pochino di te, Francesca, mettiamoci l'informazione anche nell'ambito di l'informazione che piace a Renato, che così col metodo Garbin rimettiamo tutto in assetto. Vediamoci a tre, eccoci, okay. Io sono in basso, ciao così? Amici. Così piace? Sì, Renato l'ho fatto per te questo, Renato, questo è per te, mi saluta anche a Renato. Sì, è vero che lui che fa i miei video, che li mette a posto, adesso ce ne saranno degli altri più avanti. Misteri, ecco, perché lui li aspetta, è un tuo fans e li aspetta giustamente. Sì, a me piace il mistero e quindi mi è venuta voglia di fare questa rubrica. Poi so che piace anche ad Alessia molto, quindi... Sì, adoro. Infatti gliel'ho richiesta io. Siccome lei è un po' appassionata come me dei film horror, delle cose un po' particolari, dei misteri soprattutto, e ne conosce tanti, sì. Mi ha detto dobbiamo assolutamente trovarci e fare questa... Sì, inizialmente sì. Ho iniziato con quello del Palazzo Comunale, ovviamente. Abbiamo il nostro condottiero, c'è Montecuccoli, e allora... Sì, perché c'è un fantasma lì, hai capito, Sandro? C'è un fantasma. Sì, certo. C'è una guardia giurata che non vuole più venire a lavorare lì, perché ha preso paura. C'è stata una notte che girava lì tra le stanze del comune, tra gli uffici, soprattutto nelle soffitte in alto, al terzo piano, e ha sentito dei rumori, è andato a controllare, è scappato via, ha detto io lì non ci vengo più a lavorare. Assolutamente. Che pensi che c'era qualcuno per davvero, un ladro, qualsiasi altra cosa? No, è solo che è un palazzo vecchio, ha qualche centinaio di anni, quindi insomma... sono degli scricchioli di porte eccetera, e lui ha preso paura, e io poi ho rincarato la dose parlandogli del fantasma. No. Anche da te, Sandra, ci sono dei fantasmi da voi nella vostra famiglia. Zona? Chissà se anche nella sua zona ci sono fantasmi o no, ci sono qui solo mostri purtroppo. Ma che zona sei tu? Io sono in Umbria, a Foligno. No, ce ne sono anche quella parte lì. Sì, ce ne sono. No, come dicevo, ho fatto una battuta che purtroppo è anche vera, nel senso che abbiamo avuto il famoso mostro di Foligno che diciamo fortunatamente ci stiamo togliendo un po' questa brutta etichetta adesso, perché per fare una battuta con voi, ma in realtà diciamo che abbiamo molte belle cose qua da noi, insomma, a parte episodi sgradevoli che credo che non abbiano risparmiato nessuno. Per quello, ma su altri settori siete famosi per altri, cioè per altre cose. Beh, ultimamente siamo andati alla ribalta, no? Tra X Factor, tra Italia's Got Talent, insomma, abbiamo anche vinti più di uno, quindi via, ci siamo messi bene da questo punto di vista, stiamo diventando dei mostri di bravura, diciamola così, dai. Però io, guarda, per come sono io ad esempio, sono incuriosito da queste cose, e io invece anzi lancio un appello a questo punto, se volete io posso anche, no, essere assunto per fare la guardia giurata e vedere se magari posso avere un approccio con questo spirito fantastico. Libero, insomma, quindi no, io non è che scherzo, non è che voglio fare l'eroe, però non paura, queste cose mi incuriosiscono più che mettermi paura.
li dipingono sempre come queste cose brutte, cattive, ma scusami, perché se sono, diciamo, dopo la vita, teoricamente non dovrebbero essere tutti così, no, infatti, così incattiviti, no? Saranno anche gli spiriti buoni, sì, no? Beh, a meno che non sono come me, che durante la vita deve comunque ha un certo autocontrollo, diciamo così, e poi appena liberi da questo corpo ci sfoghiamo, perché per tutto quello che avremmo dovuto, no, urlare e picchiare durante la vita, che invece non abbiamo potuto. Non so se per questo, insomma, però sicuramente, ripeto, un po' anche per certe serie di film che uno vede o cose del genere, c'è più curiosità che paura, diciamo, ecco. Penso di aver guardato tutti i film horror ormai possibili, immaginabili, tutti quelli della lista che potevo li ho guardati tutti. Io più che horror sul mistero, più che horror sul mistero. Mi piacciono molto i gialli. Che ha fatto partire la musica? È partita sola? Chi è stato? Io no, voi? Io neanche. È stato tu? Per fantasma. Ma io guarda caso poi sto... Adesso stiamo... Mi è caduto l'occhio anche qui nella mia modesta così discografia. Tra l'altro sto per lanciare proprio su Spotify il mio nuovo EP che guarda caso si chiama Mystery, quindi diciamo che stiamo proprio in completo argomento, no? Sto sul pezzo, diciamo. Come sempre troviamo il connubio per mettere a posto tutte le situazioni. Esatto. Bene, allora ragazzi, io direi di salutarci perché siamo arrivati ormai alle ore quasi le 11. Potremmo avere gli ultimi 9 minuti se ce la vogliamo giocare, o se stanno per vedere un video. Quindi è giorno libero, per questo mese si lavora un po' meno in comune, poi dopo dal prossimo. Sì, se causa Covid si lavora meno. Il famoso causa Covid, mi dici, quindi il famoso male in comune, no? Mezzo gaudio, questo è. No? Però già dalla prossima settimana si sta ricominciando un pochettino, piano piano. E le conferenze stampa sono tutte online, niente in presenza. Dalla prossima settimana si comincia. Secondo me deve essere divertente lavorare in comune, se già un po' prima le cose che succederanno a Modena e più... Sì, se non c'è mai un giorno noioso... Non buonanotte, c'è mai. Io no. Leggo un buonanotte, scusate, non abbiamo fatto ciao, tempo la giornata. E no, ecco, anche... io ho messo via via in sovraimpressione un po' le domande... E le affermazioni che facevano qui dal pubblico, però diciamo che in certe situazioni è anche complicato un po' intervenire, anche se via via alcune delle domande in qualche modo gliele abbiamo rigirate, no? Quindi credo che attraverso questa lunga chiacchierata, tra l'altro anch'io avevo delle domande che poi Alessia mi anticipava via via, quindi sì, io credo che abbiamo... Non dico chiesto di tutto e di più, ma insomma, dopo vabbè, non ho messo in sovraimpressione un poema che ha scritto Rino, che ce lo metto un secondo e poi lo tolgo perché comunque ci vuole un quarto d'ora soltanto a leggere, poi non entra neanche. Non sai che cosa dire? Avendo il cellulare, quindi essendo collegata col cellulare, li vedo veramente piccoli, quindi dovrei mettermi dovrei avere un piccolo binocolo per vedere quello che scrivono. Magari sì, mi va un po' meglio. Io così invece. E comunque ecco, io risaluto un po' coloro che hanno partecipato un pochino più degli altri scrivendo in chat. Monica, Giovanna e Rino appunto e Lorena e Susanna, sperando che comunque ancora siano così collegati
per avergli anche un po' spiegato il perché non abbiamo fatto, diciamo, questa risposta così immediata alla chat, diciamo, che in certi frangenti diventa anche un pochino complicato, ecco. Anche perché sì, Luca è stato un fiume in piena di parole, quindi... Sì, esatto, era un pochino no, era complicato intervenire. Ragazzi, però meno male che, ripeto, secondo me ha risposto un pochino anche volontariamente o meno a tutto quello che è stato a lui, no, indirizzato, quindi credo che anche chi ha seguito ecco, Susanna è una delle persone per cui, no, dico sempre che vale la pena mettersi in diretta, perché sono quelle persone che ti danno sempre soddisfazione. Io avevo letto qualcosa forse di Giovanna, ma non so, cioè avevo visto che Giovanna aveva lasciato... Sì, Giovanna, a parte i complimenti che ha fatto, eccetera, chiedeva anche... una serata, insomma, a Luca di come ospite su, io volevo proporre a Giovanna, se mi senti, se sei in ascolto, volevo proporti questo: di fare una video ricetta per Luca suggerendogli un piatto che secondo te potrebbe essergli consono. Io direi di fargli un piccolo video omaggio, secondo me potrebbe essere una cosa molto bella, divertente, anche un regalino, un omaggio nostro, no? Visto che Giovanna sa cucinare molto bene, ricordiamo anche dove lavora Sandro, per Giovanna è... perché non ci viene in mente, comunque lì è molto famoso, caspita, è un vuoto, un blocco, un momento di... Giallo Zafferano, dai, lavora per Giallo Zafferano, quindi insomma comunque no, sai che c'è, che mi hai preso un momento, che stavo un pochino con la mente un po' da un'altra parte perché stavo vedendo quale, così, ma io infatti ti ho messo la prova perché ti ho visto che quale... tu non eri collegato, io ho voluto vedere se tu ti collegavi in quel momento lì, lo so che sei dispettosa, no? tanto Francesca ti conoscerà meglio di me probabilmente, ma... stavi guardando Francesca, di la verità, ecco la Francesca, è vero? È un po' distratto, stavo guardando Anna Maria, stavo... Ti stai divertendo Francesca, perché per Francesca è la sua prima esperienza con noi, insomma, quindi sei sempre invitata, e quando vuoi noi le nostre Web Revolution le facciamo sempre, Sandro, vedi, ormai sei ipercollaudato. Sandro, ti sei ipercollaudato, devo dire la verità, sei diventato bravissimo, posso farti questo complimento? Sì, sei stato bravo. Veramente. Ma se lo dici te, quasi ci credo, se lo dite voi. No, è vero. Sei diventato bravissimo, cioè sai, le prime volte c'erano degli sfasi, magari non si capiva, quindi adesso... Ma guarda, infatti è un po' come su tutto, no? Quando uno comincia a avere una certezza sui mezzi che ha, allora poi fa dei piccoli passi in avanti per cercare di migliorarsi, quando invece poi... No, perché magari, non so se a te ti è capitato di vedere le prime puntate... che abbiamo fatto, Francesca, ma purtroppo abbiamo avuto dei problemini così all'inizio tecnici, per cui poi anche per me diventava complicato inserirmi, perché quando ci provi poi l'audio non ti acconsente, poi vai anche un po' in tilt, subentrano, diciamo, dei... Sembrava Balbuziente, ti giuro, dico, ma no, perché? E facevamo le prove un pochino prima per vedere se che tutto funzionasse, andavamo in onda, non funzionava niente, è la legge di Murphy, per forza, cioè non poteva essere altrimenti, quindi abbiamo avuto anche l'ebbrezza di provare questa situazione qua, però insomma abbiamo messo posto. Eccola Giovanna, quindi che ci dice? Accetta la nostra, il nostro... Giovanna in cucina. È in cucina. Dai, facci quel video allora, Giovanna, caspita. Facci quel video per Luca, che così glielo spediamo.
che potrebbe essere una cosa divertente e carina. E comunque io volevo ricordare che tutti questi video poi verranno inseriti su www.progettoalmax.it alle voci del backstage o di Almax Channel, che sono il nostro canale YouTube, quindi potete sempre rivedere le puntate in podcast. Abbiamo anche la podcast radio, dove potete ascoltare tranquillamente tutte le cose che vengono inserite. Adesso abbiamo anche Anacleto, che è il nostro astrologo, quindi ci prevede un pochino il futuro astrologico secondo dei nostri segni zodiacali, conosciamo anche il resto, insomma. E poi le nostre rubriche aumentano sempre, quindi sono in continua evoluzione, in continuo aumento, e cerchiamo sempre di trovare persone carismatiche che possano carpire l'attenzione di tutti. Ad esempio, oggi abbiamo trovato Francesca, che è la nostra telemoat, e quindi sicuramente è un personaggio che piace, e se i video vengono guardati non vediamo l'ora di vedere anche i prossimi. Poi adesso abbiamo Sandro, che è diventato bravissimo anche alla console, quindi oltre che attore, oltre che poeta, oltre che cantante, oltre che musicista, adesso è anche questo. Mi consolo da solo praticamente. Sono consolabile. Quindi l'unica cosa che tu volevi... La prossima volta mi compro delle cuffie, così dopo andiamo meglio. Perché hai sentito male? Ci sentivi male? Guarda, io ce le avevo, però essendo rosse, non sapevo che figura avrebbero fatto. Le devo comprare di un altro colore, però a mia figlia piaceva il rosso, io Beh, magari te le potevi mettere alla fine quando facevi domande sui film hard, no? Ci stavo bene. Però mi sono dimenticata di chiedere se poi doppiava anche videogames, perché adesso ci sono anche videogames che sono doppiati molto bene, almeno ho sentito. Non credo che Luca Ward faccia una cosa del genere. No, non credo, però io non giocando ai videogiochi, però il doppiaggio c'è anche lì. Ho visto mio fratello che ad esempio ha giocato a diverse cose, non voglio fare nomi, però con doppiaggi sicuramente italiani, molto, però sì, no, Luca non l'ho sentito, c'erano dei doppiaggi anche abbastanza grossolani, però insomma mi sono dimenticata di chiedergli se ci sarà un futuro anche per i videogames. Poi io spero anche nel mondo della robotica di vedere qualche robot che comunque possa più che altro speriamo anche di riaverlo, no, prima o poi quindi le domande, il foglio, ecco, lascialo, magari segna quelle che sono, no, come si fa in questi casi, questo è fatto, questo no, questo lo cambiamolo. Perché detto, è uscito il libro, siamo subito corse per acquistarlo, e ce lo siamo letti direi proprio in pochi minuti, quindi l'abbiamo sgranato proprio veramente velocemente. Non abbiamo fatto in tempo a passartelo, però se vuoi ho un file che ti posso lasciare. Vabbè, se no ti mando il libro con il mio autografo. Alessia, magari i posteri, ma chi era Alessia? Vabbè, vediamo dappertutto i libri con scritto Alessia, qualunque libro. Potrebbe essere che questa è un'idea, no? Ah sì, sicuramente, ma io diciamo che di solito si fa il contrario, nel senso che uno magari tipo come me che cerca di vendere un CD, se a fianco, no, in qualche maniera accalappia uno che può essere anche Luca Ward stesso, eccetera, diceva oh, guarda, ti vendo il mio CD con l'autografo di Luca Ward, che magari potrebbe essere un bel incentivo, no? Anche, magari intanto che sta lì che guarda la cosa lo fa anche funzionare, non si sa mai, insomma, oltre che stare lì a crogiolarsi per l'autografo. Comunque
Questa diciamo che è una moda inversa che puoi lanciare, vediamo se possiamo lanciare mode qui, quindi possiamo d'altronde bisogna essere innovativi, giustamente come lo è un po' anche Almax, no, alla fine. Certo, dobbiamo essere sempre, non vedo l'ora di fare gli Almax party. Vi ricordate che c'era una cantante che si chiamava Alex Party? Io invece voglio fare Almax Party, facevano Alex Party faceva musica da discoteca, bellissima secondo me. E adesso invece noi dovremmo fare gli Almax Party, con questo poi ne parlerò con Francesca in privata sede, perché tu purtroppo Sandro stai un po' lontano, ma ci possiamo ribeccare in reunion, tanto ormai questi programmi, pur essendo lontani, magari tante volte ci rendono vicini, quindi possiamo farlo lo stesso. Sì, sì, ma in qualche modo poi ci si organizza, se c'è modo, sicuramente io partecipo volentieri se c'è qualche situazione che lo consente. Aspettiamo Modena anche te, ovviamente, Modena ormai caput mundi. Quindi dobbiamo assolutamente avere anche te qua, ci teniamo, e poi verremo da te a Foligno. Perché poi, Francesco, tu non lo sai, ma io ho saputo una cosa di Sandro, che Sandro non è molto adattabile, non si adatta così tanto facilmente ai cibi, agli spazi. Aspetta, ai cibi più che altro, agli spazi sì, dai. Agli spazi sì. Diciamo in generale, se hai cibi un po' meno. Cibi non i cibi che proprio odi, che non vorresti mai che ti venissero dati propinquati. Non devono avere più di 5 ingredienti, vero? Beh, se parliamo di salato, se è dolce va bene anche qualsiasi pastrocchio, anzi mi divertivo proprio da piccolo a fare certe cose che sono inenarrabili. Però... dai, dicene uno, ormai che siamo in vena di confidenza, dici un pastrocchio che facevi. Ma non so, tipo facevo uno zabaglione, poi cominciavo a metterci quello che trovavo un po' in giro di gelato, caffè, un goccio di latte, un po' di liquore, amaretto e cose del genere, poi... diventava un liquido strano, tipo una pozione magica che però probabilmente non ha funzionato. Se sono come mi vedete, perché prendevo quella robaccia. Perché facevi questi poi quello che sbagli da piccolo te lo ritrovi da grande, come vedete. Quindi. Beh, io invece da piccolina, perché allora all'epoca quando ero piccola io, che era 2 giorni fa, praticamente si usava le padelle, la mamma non è che ti dicesse tante cose su come fare, no? E tu volevi provare da sola perché volevi comunque sperimentare, quindi ho avuto la brillante idea di buttare sull'olio l'acqua. Mentre facevo questa cosa vedo una fiammata che parte, ma proprio una fiammata, tipo cioè un raggio energetico che praticamente è arrivato fino al soffitto, che si è annerito tutto. Io così che guardavo stupita, come se avessi visto l'eruzione dell'Etna, e poi ci ho messo il coperchio sopra di reazione e ho fatto la cosa giusta perché il fuoco si spento. Ma penso se ci metteva dell'altra acqua sopra, chissà cosa succedeva, i miei vicini di casa sicuramente mi venivano a cercare in questo caso. Ma guarda, mi hai fatto tornare in mente un episodio di diversi anni fa, quando aspettavamo che passasse la processione del quartiere davanti a casa mia. Allora avevamo pensato di fare così dei fuochi, insomma, delle fiammelle, no? Che per illuminare, no? Il percorso di questa processione. Abbiamo iniziato a mettere appunto delle ciotole sopra al muretto, no? In un certo distanziate in un certo modo, con diciamo una stoffa immersa in un po' di gasolio, in maniera che poi uno l'accendeva e poi faceva una cosa un po' coreografica. Il problema è che questi contenitori che avevamo preso
si erano bagnati con la pioggia. E quando abbiamo dato il fuoco, praticamente sono iniziate ad uscire delle lingue di fuoco tutte molto verso questa, questi poveretti che passavano con questa processione e li vedevamo sempre andare più dall'altra parte e restringersi. Noi eravamo imbarazzati, loro non vi dico quanto, è stata una cosa anche un po' comunque divertente. Peccato che non c'erano come adesso questi cellulari e quant'altro, perché sarebbe stata sicuramente una cosa sicuramente virale, insomma, perché era veramente buffo vedere tutte queste persone che mentre cantavano e pregavano stavano lì tutte timorose per non beccarsi, insomma, qualche fiammata. Ah sì, sicuramente. Adesso sarebbero finite su TikTok, sicuramente. Adesso tutto TikTok. Vabbè. Quindi... anche lì ci stanno delle logiche assurde sul TikTok. Ne fai uno che sembra così, no, abbastanza indifferente, ti fa un casino di visualizzazioni. Poi ne fai uno dove ti impegni in una maniera e te ne fa sì e no, che ti vede il vicino, il nipote e quant'altro, insomma. Vabbè, comunque io direi benvenuto Miguel. Ciao Miguel. Sì, è arrivato un po' tardi. Inizi dalla fine, però puoi riguardare il video su www.progettoalmax.it, esatto, o su Almax Channel, quindi puoi riguardarti tutto come se fosse iniziato adesso. Sì, sì, per fortuna qui, diciamo, attraverso questo programma e questo social non sfugge niente, rimane tutto documentato. Questa ovviamente è un'arma a doppio taglio. Esatto. Perché allora, visto che Francesca è comunque modenese con me, dico: alza Famia, cosa facciamo? Vogliamo far cantare il nostro Ser per farci fare l'ultimo saluto di sigla? Ma sì, dai. La fai live, bene, o ci metti una tua? No, beh, facciamo live. No. Facciamo la live allora. Ci siamo. Non c'è neanche Luca che mi doppia, quindi devo cantare per forza. Ahimè, devi farlo tu. Senza playback, come si dice. Se no avessi la voce di Russell Crowe, che New Reeves, te pensa? James Bond? Pico? Vabbè. Bond. James Bond. Al mio segnale, scatenato l'inferno. al tuo segnale io aziono semplicemente una base e ci canto sopra. E uno, e due, e un e mezzo, e uno e tre quarti, e due e mezzo, e due e tre quarti, tre! Ecco. È qualche giorno che mi guardo attorno, ma non ti vedo. A casa vuota, e Dio ti dio, lasciarmi andare via. Io non consumo il tuo respiro, già manco. Credevo che poi, in fondo tra noi, non sarebbe finita così, senza un motivo, se non concludendo la vita, ma ci troverò. Anche se io ti immagino assai riluttante, un invito convincente, una cena un po' piccante, mi farà poi cambiare il senso.
sono qui. Dai, non fare così e rispondi alla mia chiamata. Non sai che ti perdi, le mie scarpe verdi sono pronte a marciare verso le tue cazze chiare. Sei online su Facebook, ora provo a chattare, non mi puoi più ignorare, tu mi devi capire. Mi pensa a tutti i momenti in cui abbiamo stretto i denti, questo è uno di quelli in cui mi voglio dai piedi ai capelli. Sedi bianchi, mani ai fianchi, vado un po' per cercarti di nuovo, e se poi io ti trovassi dietro all'erba o sotto ai sassi, vorrà dire che hai cambiato idea. Non ci avevo pensato, tu sei dentro di me, ma pensato non basta. Pronto, amore, sono qui fuori da un po'. Grazie, grazie. Bravissimo. Bravo. E con questo allora finiamo la puntata, vi mandiamo i nostri saluti e se ci avete guardato fino all'ultimo, la parola è chiave. Ciao. Detto questo, crolla tutto. Buonanotte a tutti e buonanotte. Al prossimo appuntamento. Ciao. Ciao, al prossimo. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.